Il boom di arrivi e di prenotazioni non soltanto negli alberghi ma anche nei ristoranti, negli agriturismi, insomma tutto esaurito per questo ponte pasquale, dati migliori rispetto a quelli del 2019. Ne parliamo con i nostri ospiti in attesa di collegarci dal Sant'Artemio con la nostra Daniela Sezzia. Vi presento la nostra Crista, albergatrice di Jesolo. Buongiorno, buongiorno Crista, buongiorno. Grazie per essere con noi, membro di Confapi, quindi insomma lei ci potrà parlare del settore anche a 360 gradi, ma insomma essendo di famiglia lei ha non soltanto uno ma diverse strutture alberghiere, esatto. A Jesolo ci potrà un po' raccontare com'è andata. In collegamento con noi c'è Federico Barbierato, sindaco di Abano Terme. Buongiorno sindaco. Un saluto a tutti. Eccoci, buongiorno, buongiorno a lei. E poi abbiamo Marco Gottardo, direttore Federalberghi Veneto. Marco, buongiorno. Buongiorno. Allora, con lui uno sguardo ovviamente sempre sul comparto termale, ma anche insomma uno sguardo più ampio sul nostro Veneto. Partirei da te, Crista. Allora, è vero? Cioè, i numeri che raccontano oggi i giornali di cui stiamo dando conto, ma in realtà non soltanto per il Veneto, ma per tutta Italia, sono confermati, sono davvero numeri migliori rispetto al 2019? Assolutamente sì, abbiamo assistito veramente a un gran numero di arrivi durante questo weekend, sicuramente complice il bel tempo che ci ha accompagnato e la località che si è presentata sempre al meglio, quindi abbiamo avuto veramente tantissime persone che hanno alloggiato negli alberghi, non totalmente tutti aperti, ma quelli aperti sono sicuramente rimasti molto soddisfatti. E anch'io ho fatto una passeggiata ieri e devo dire che era veramente una bella atmosfera e la spiaggia veramente pullulava di turisti già pronti a raggiungerci, mi auguro anche poi per l'estate. Le prenotazioni sono molto interessanti, i dati sono molto interessanti e quindi arriva numerose non solo dall'Italia ma mantengono sempre una buona percentuale l'Austria e la vicina Inghilterra, anche un pochino più lentamente, però anche la Germania allo stesso modo arrivano questo tipo di turisti che ci raggiungono poi ormai da tutte le estati, insomma. Ecco, allora è stato un po' lo sblocco della situazione post-Covid, perché poi un'altra notizia che noi stiamo dando, notizie legate al settore del turismo, anzi le notizie sono due, la prima, manca personale, quindi non riusciamo a garantire il servizio adeguato. Lei ci raccontò sempre in questa sede che diversi suoi colleghi avevano dovuto rinunciare ai pranzi o alle cene perché non riuscivano a sostenere questa domanda. È una situazione che ci conferma ancora. E poi come siamo messi con i prezzi, i rincari quanto hanno pesato? Allora, sicuramente siamo partiti con maggiore consapevolezza rispetto allo scorso anno. Quello che abbiamo capito noi imprenditori è di adeguarci un po' alle situazioni che dobbiamo affrontare e ho notato che molti si sono organizzati, nostro malgrado, nel chiudere l'attività di mezza pensione e pensione completa a fronte della notte colazione. Questo ha sicuramente favorito l'apertura di nuovi ristoranti che ormai si diffondono a Jesolo anche con diverse proposte gastronomiche, quindi è stato un bene da questo punto di vista. L'albergatore ovviamente si trova un po' spiazzato perché vorrebbe sicuramente completare la proposta che c'è all'interno dell'attività, ma non avendo il personale adeguato, soprattutto formato, rinuncia per continuare a dare comunque una qualità alla propria struttura. Noi stessi rimarrà chiuso, cioè una delle nostre attività l'abbiamo trasformata in notte colazione, le altre continuiamo con forza a mantenere la mezza pensione. Grande difficoltà a trovare il personale qualificato, formato e quindi a dare la qualità che vogliamo mantenere quando l'ospite ci raggiunge. Cosa sta succedendo? Mi perdoni Crista, sì. Devo capire una cosa dalla regia perché mi dicono che la nostra Daniela Sezzia è collegata da Treviso, dal Sant'Artemio, non vorrei farla attendere perché dovrebbe essere con il direttore generale dell'US2, mi dite se riesco ad andare dalla nostra Daniela, eccola qua, sì. Daniela, allora sì, siamo da te, mi dicono riusciamo a venire da te, perdonami Crista perché non vorrei far attendere l'ospite. Daniela, siamo da te, sei in collegamento. Registra se puoi, se no registro io. Però. Ti sentiamo Daniela. Non la sentiamo.
Non c'è, va bene, andiamo avanti, mi perdoni, sono ovviamente la diretta è così, diretta è questa. Quindi dobbiamo attenderci, cioè speriamo nel futuro che ci sia del personale più formato, questo dobbiamo chiederlo a una maggiore comunicazione, presumiamo, tra scuola e azienda e quindi in qualche modo di ulteriormente approfondire istituti che siano in grado di formare le persone e di poi trasferircele nelle aziende, non solo alberghiere ma di tutto il settore industriale che abbiamo qui anche nel Veneto e in Italia. I numeri buoni di pernottamenti, che percentuale ha avuto lei per esempio nelle sue strutture, Crista? Noi non siamo stati ancora aperti, però colleghi proprio di fianco, proprio al 100%, soprattutto la notte tra sabato e domenica, mentre domenica qualcuno è partito, ma comunque hanno avuto veramente tantissima occupazione. C'è anche per Jesolo il tema della concorrenza sleale, l'abbiamo visto ad esempio sempre per Venezia, i famosi affitti brevi, le famose strutture, insomma i veneziani non riescono a trovare una casa in affitto perché chi ha una casa in affitto la mette a disposizione per affitti brevi, rubando in qualche modo clienti agli albergatori. Esiste questo problema anche per Jesolo? Non lo vedo così forte, quello che a noi crea dei disagi importanti è prendere questi appartamenti anche per ospitare i dipendenti che lavorano con noi, questo sta diventando un costo veramente molto oneroso per l'albergatore e c'è stata una prima forma di foresteria a Jesolo dove un'attività si è trasformata per accogliere i lavoratori, la trovo molto interessante e ovviamente siamo numerosi e quindi dobbiamo ancora affidarci a questi appartamenti in affitto che però stanno diventando solo per il turista e quindi per noi diventa difficile. È una notizia che è stata battuta tra l'altro in alcuni giornali, vorrei parlarne anche con Barbierato, che diverse figure professionali stagionali hanno cercato Jesolo per proporsi, ma poi quando gli venivano sparati 12.000 euro per una stagione, quindi un affitto di giugno, luglio e agosto, hanno detto non ci stiamo dietro con gli stipendi. Esatto, perché molti adesso non vorrebbero nemmeno entrare negli alloggi che diamo noi per i nostri collaboratori, ma trovare una sorta di vita propria in alcuni appartamenti, chiaramente degli affitti così alti sono veramente difficili da affrontare e quindi spero che nel futuro troveremo delle soluzioni, cercheremo di accogliere anche i lavoratori per farli rimanere con noi con delle tariffe calmierate, forse non proprio a Jesolo o Lido ma magari nel paese, trovare comunque delle soluzioni che possano accoglierli e mantenerli da noi. Allora, lei ha detto non ha aperto, però si sta preparando, no? Per la stagione. Noi ci stiamo preparando, a fine aprile, come la maggior parte degli altri colleghi, apriremo praticamente tutti e, come detto, ci sono veramente delle buone prospettive per fare una bella estate. Avete immaginato degli incentivi per attirare personale? Allora, è una notizia nuova che ho letto anch'io recentemente, venerdì mi pare è stato firmato questo accordo e un'associazione del territorio ha appunto creato dei bonus normati che io devo sinceramente ancora approfondire, però credo sia veramente un'attività utile per mantenere fidelizzazione tra i nostri collaboratori e per invogliarli a rimanere nella nostra località. Quindi è la strada giusta secondo voi? Secondo me sì, era una cosa che poteva essere fatta da tempo e quello che mi fa piacere comunicare è che tutto va fatto in modo strutturale, non dobbiamo subire l'evento e agire in immediato perché c'è un'emergenza, ma strutturalmente organizzarci come è stato fatto in questo caso per affrontare le situazioni future non come eventi ma come una situazione da poter sostenere. Grazie Crista Boschian, albergatrice qui anche insomma a nome di Confapi.